Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui per il FIFA pronostico di Young Boys Juventus. Allo Stade Suisse andrà in scena questa partita. Allora, la formazione ovviamente mancherà Sami Khedira. Al suo posto io non ho dubbi, metto Bentancur perché assolutamente è questo. Non c'è Alexandro e quindi a questo punto classico movimento di Allegri, classico, insomma, anche perché sta giocando molto bene. Mettiamo De Sciglio a destra, Cancelo a sinistra, poi Pjanic, Bentancur, Matuidi, Chiellini, Bonucci in campo, in attacco Ronaldo, Mandzukic e Dybala. Questa dovrebbe essere la formazione che affronterà appunto lo Young Boys in Svizzera. E iniziamo subito. Ricordiamo che sarà la prima volta che la Juventus in Champions League affronterà lo Young Boys fuori casa e nelle partite ufficiali, e ricordiamo anche che sarà la prima volta che la Juventus giocherà allo Stade Suisse, appunto, di Berna. Iniziamo. Champions che apre oggi con la Ovviamente fase a cerco gironi, di siamo non solo alla perdere prima tempo giornata, con abbiamo l'inno già tutti perché presenti l'inno ha dei Stefano e copyright e mi sicuramente non bloccherebbero il perde, video. soprattutto per Iniziata eliminare dunque, l'Italia, non iniziata. Bella perdere. è la Vediamo con schermata l'aiuto del Champions grande di Gabbo FIFA Pazzone con cui 19. si schierano in campo quest'oggi. Ancora non mi devo Si abituare a schierano in campo col più classico dei FIFA 4-4-2, 4 difensori, 4 con centrocampisti e 2 punte l'online che per devono quanto reggere il peso riguarda. dell'attacco. Credo sia scelta Scusate, per condivisibile quanto da riguarda parte la licenza dell'allenatore, della un Champions. modulo che Parte molto bene garantisce la intanto lo giusta Young copertura Boys. senza sacrificare la fase offensiva. Partita che tra l'altro mi Vediamo aspetto la più o meno formazione di così, nel senso partenza che lo della Young Boys secondo Juve. me partirà abbastanza L'allenatore si forte. affida a due Juve elementi dovrà dello essere spiccate brava a capacità offensive per cercare di sopportare le chiudere la lunghe punte partita di il prima volo ed è possibile. comunque 4-3-3. Ho l'impressione che i difensori Grande della stop Serie di Ronaldo, potrebbero fermato sfruttare però parecchio molto oggi. bene. Palla Bravo recupera dalla Chiellini. Juve. Pjanic perde il pallone alla Pjanic, aggiungerei. Buona la Juve lettura del che comunque difensore sul brutto è già passaggio. sicura del passaggio del turno. Questa partita domani Tocco verticale servirà per più che altro Cristiano. per decidere la Ottimo posizione, il dribbling che è di comunque molto Ronaldo. importante. Il Ronaldo arriva fino in fondo. Tiro di Ronaldo. Ronaldo, palla sull'esterno della Provvigioso il rete. portiere sul Ma tiro c'è stato il portiere che ha ravvicinato. parato e quindi Occhio calcio all'insolenza d'angolo. di Pierre. Diciamo che Recita la una Juve è già sicura frazione del di passaggio del secondo. turno, a differenza di Napoli La mette in appunto mezzo Inter. Pjanic. Non si fida, spazza via di pugno. Quello deciderà domani. E appunto la partita con lo Young Boys serve più che altro per il primo Il posto nel pronostico per girone, che questo match visto come stanno sembra tutto dalla girando parte della la Juve. situazione, Andrà a come finire sta così. andando Difficile che negli gli altri avversari gironi, possano ottenere non dico risultati vitale, positivi. non Staremo a dico vedere. fondamentale, ma Può scambiare con il compagno. abbastanza vitale, insomma, per il proseguo della Champions, anche se questa Juve non Cercano deve con aver paura di tiki-taka nessuno. il momento Bentancur in zona giusto. tiro, lo prova, palla Attenzione al ribattuta. tiro. Sto cominciando piano piano a prendere campo. È in difficoltà Pjanic. adesso lo Young Boys, non riesce Matuidi. più a gestire il pallone. Matuidi allarga per Dybala. Dybala si Dybala, accerca, Dybala, palla dentro, buona, il tiro, gol! Bentancur, E hanno trovato il gol del ha vantaggio, vedremo segnato, come credo, cambierà il Bentancur, match, che in da questo vedere momento se anche proveranno a nella realtà spingere per farne un è altro, se magari abbastanza si affiderà alla ispirato. difesa e Gran giocata continuano di a Dybala e sfruttare tutti quegli Bentancur spazi. manda avanti la Juve. Segnare non è mai facile, ma in questo caso la difesa ovviamente gli ha dato una grande Molto bella mano. questa L'hanno giocata di lasciato Dybala, ma bruciare da bella due anche la passi. girata di Rodrigo Bentancur. Risultato che vede ora in vantaggio 1-0 la Juve, gara dunque, che potrebbe adesso essere in discesa per i al bianco-blu. 22esimo. E tra l'altro, se succedesse nella realtà, dovrebbe essere, Si apre dunque con se il match non di oggi la ricordo nuova male, il stagione primo della gol UEFA assoluto Champions di League. Bentancur È in la vetrina più Champions. prestigiosa. Sono partite dal sapore speciale, le mitiche serate di Coppa che hanno visto Bella questa squadre e palla campioni questo scrivere velo pagine che di libera un po' storia il di questo giocatore da Young sport. Boys, però riesco ancora Dybala. con Dybala. Attenzione, Dybala, Taglia nel Dybala, mezzo. Dybala dentro. Mandzukic, gran Mandzukic! Portiere parata. che si allunga e sventa la minaccia. Pallone che è uscito. Corner per la Juve. Pallone Si apre il dentro, ah, che centro. parata su Efficace Ronaldo. l'intervento del Questo è un portiere che grandissimo salva. paratone, eh. Vediamo, Palla Sceglie corta per l'appoggio. Pjanic, che Crossa la verso il alza centro. bene. Tutto Messa fuori. fermo, tutto Cos'è? fermo, c'è fuori gioco. Fuori gioco L'intenzione di sembrava chi? esserci comunque. Perché qua viene dato fuori gioco?
proprio strano, eh. Ogni tanto delle regole che si inventano al momento. Bello questo recupero palla, Mandzukic difende la palla come un gladiatore, palla dentro per Ronaldo che la mette in mezzo, non è male, anticipato Pjanic, molto molto più spazio comunque. Bravo Betancourt, attualmente migliore in campo. Palla per Szczęsny che rinvia, zona Mandzukic. Palla troppo lunga, nessun problema per il Szczęsny. Ronaldo. Va via Ronaldo, benissimo. Grande CR7. Matuidi. Fermato qua. Occhio al suo movimento. Chiellini, fallo. Sarà battuto dunque un calcio di punizione. Fallo di Chiellini secondo l'arbitro. Lo perdona questa volta. L'arbitro ha deciso di concedergli un'altra occasione. E attenzione, Sow che va a calciare. Vedremo se proverà lo stesso. O Sanogo. Forse Sanogo che tira, invece è uno schema che libera un tiro che non è male. Bel tiro questo, Insomma, ho rischiato, è mica male questo tiro. Gol qui. È mancato quel pizzico Cancelo. Di necessario in questi casi. C'è il pressing sul portatore di palla. Perde un pallone. Rimessa laterale per la Juve. Non riesco a trovare lo sprint giusto per dribblare. Cristiano Ronaldo. Bravo Ronaldo. Matuidi. Bravo Matuidi. Mandzukic. Mandzukic come sempre da Ariete. Palla dentro per Dybala. Dybala, Dybala. No. Fuori, non di molto. Era tutto regolare, Dybala si divora il 2-0. Partita dunque che resta purtroppo ancora. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Ancora lì lì. Pjanic. Pjanic, bella palla per Betancourt. Bravo Betancourt, poi l'apertura per Dybala, azione Dybala. Meravigliosa, Dybala non riesce a far passare il pallone. E finisce qua il primo tempo, l'1-0 col gol di Betancourt allo Stade Suisse. Partita abbastanza dominata ma non chiusa. Questo non può anche essere una brutta gatta da pelare, insomma, no? Avete visto l'altro FIFA di pronostico, quello con l'Inter, dove ero assolutamente dominante, ma alla fine il risultato è finito 1-1 perché l'Inter all'unica occasione ha creato qualcosa. Ha fallito un'ottima occasione. Ero riuscito con Ronaldo ad anticipare il difensore che sembrava nettamente in vantaggio, ma la porta non è stata trovata. Gli avversari invece si resta come prima. Cercano di aprire. Bella questa giocata. Giocata difensiva importante. Ronaldo apre per Dybala, ottima chiusura però dello Young Boys. Per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri. Matuidi. Per chiudere i conti. Matuidi vede con una palla, una magia. Mario Mandzukic. La palla rimane lì, ma arriva Von Balmos. Tanto 300 rimpalli. Mamma mia, che il Bonucci qua. Gran giocata di Bonucci, se l'è praticamente stati tutti. Poi apertura per Ronaldo. Attenzione che Ronaldo a campo. Ronaldo riesce a guadagnare un po' di metri. Ronaldo forse esagera, riesce comunque a buttarlo in mezzo. Il gira girata e il gol bellissimo di Paulo Dybala. Che gol, ragazzi. Gol di Dybala su giocata strepitosa di Ronaldo, ma inserimento di Dybala semplicemente perfetto. 2-0 al 60esimo, forse game over, ma guardate qua, la giocata di Ronaldo è sicuramente ottima, ma l'inserimento di Dybala è pazzesco. Gran gol. Dunque un 2-0 che forse chiude la partita. Sì, la difesa non ha fatto in tempo a reagire.
C'è cambio in vista per la squadra di solo Young Boys, ovviamente prova a buttarsi in avanti. Sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Bentancur, Dybala. Prova a far correre Mario Mandzukic, c'è un difensore però in anticipo. Rischiato di fare il regalo che arriva Ronaldo poi, attenzione Ronaldo, 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 Ronaldo in mezzo e c'è il 3-0, Mario Mandzukic, credo che sia stato Mandzukic, sì, Mario Mandzukic, dunque 3-0. Margine di vantaggio per la Juve che aumenta. Errore importante del Young Boys. Ronaldo poi ha messo il pallone in mezzo. Mandzukic, da killer d'area. Facciamo i cambi visto che ormai la partita volge piano piano, non dico al termine, ma in una, sicuramente una situazione molto positiva. Togliamo anche Bentancur, no, lasciamo così, due cambi, Costa e Can per Pjanic e Mandzukic. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. E dunque iniziata, questo bel passaggio. È ripreso il gioco. Giocatore molto con l'uscita di Mandzukic. E subito l'apertura per Douglas Costa, che è più fresco. Douglas Costa ancora, Douglas Costa dentro, non è male, gran parata su Matuidi. Adesso Emre Can dentro per Dybala che si gira, non è male, il pallone in mezzo, ormai non c'è più lo Young Boys. Perfetto oggi le passaggi. Ottima chiusura ancora. Cancelo si dimentica di darvi il pallone, ma la palla è sempre della Juve. Ancora Douglas Costa, dribbling contro dribbling, Douglas Costa, Douglas Costa, Douglas Costa, palo! Bel gesto tecnico, conclusione che finisce sul fondo dopo aver preso il tirato molto debole, molto solo piazzato il tiro. E palo ha fermato dunque il giocatore della Juve che poteva fare tripletta, cioè poteva fare, scusate, il poker della Juve. Della squadra di casa sta per effettuare cambi. Altro errore veramente, ma Young Boys quasi imbarazzanti in fase di costruzione. Ronaldo, altra gran parata, poi il pallone rimane lì, ancora Dybala, 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 gran giocata Dybala in mezzo, anticipato Emre Can, gran giocata Emre Can, ancora Emre Can, non la dà via, palla recuperata dallo Young Boys in zona De Sciglio. Arriva prima il giocatore dello Young Boys. In due lo fermano, tutto regolare. Ancora 300 secondi. Palla a cercare Costa che adesso lì è freschissimo e sta bruciando tutti. Douglas Costa, incredibile, giocate Douglas Costa ancora. Douglas Costa, Douglas Costa, Douglas Costa, fermato. Che giocatore Douglas Costa. Allenatore che ha scelto di inserire energie nuove. Decisione che ci sta, la stanchezza comincia a farsi sentire. Adesso ancora, palla per Bentancur. Dybala, fermato. Si giocherà ancora. Alla fine il pallone viene sparato via. Rimessa laterale, ormai siamo alla fine anche del recupero. Paolo Dybala. Dybala. Bentancur. Emre Can ed è finita. La Juventus batte a Berna 3-0 Young Boys e dunque finisce qua il mio FIFA pronostico. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!